il sepolcro di Cristo. Quel luogo così fisico, chilometro zero da cui partono tutte le vie del mondo, il punto più santo della cristianità che annuncia la vittoria di Gesù sulla morte. A Pasqua, forse, più che in ogni altro momento dell'anno. Mai come in questa settimana, la città santa parla al cuore di ogni cristiano in modo privilegiato. Tanti corrono qui, e quest'anno sono 150.000 secondo le ultime stime, catturati dal fascino che solo Gerusalemme durante le feste sa trasmettere. Nei 7 giorni che precedono la Pasqua di Risurrezione, Gerusalemme si colora di tutti quei volti, di gente venuta da ogni dove per vivere nella preghiera gli ultimi istanti della vita di Cristo. Le celebrazioni in latino del Triduo, che secoli di storia ci hanno consegnato intatte nella loro ricchezza, messaggi che riti antichissimi recano nelle loro liturgie suggestive. Ogni cosa di questa santa settimana parla di un avvenimento storico realmente accaduto. Quelle pietre che venerdì hanno pianto la morte di Cristo e domenica sono le prime a vederne la risurrezione resistono al tempo. Riviviamo anche noi, nelle immagini, quei giorni che proprio qui hanno cambiato il mondo.